Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e oggi giochiamo insieme a Ok, il prezzo è giusto. Io vi racconto su questo orologio e voi cliccate qui sopra per indovinare quanto costa. Questo orologio vi fa vedere l'ora, è ovvio, ma vi misura anche il battito cardiaco tramite il sensore qui sotto, vi conta i vostri passi, vi conta quante calorie avete consumato durante il giorno o durante un'attività specifica, vi dice anche quanti chilometri avete percorso durante un'attività specifica. Ovviamente abbiamo già detto del battito cardiaco, ma vi dico anche che potete dire di continuare a misurare il vostro battito cardiaco durante tutto il giorno, nelle 24 ore. Non solo, monitora anche la qualità del sonno, riceve le notifiche dal vostro cellulare, non solo, vibra per avvisarvi che qualcuno vi sta chiamando sul cellulare, se l'avete messo per esempio in silenzioso, riceve inoltre le notifiche e ve le fa anche leggere, monitora le vostre attività sportive dalla corsa alla camminata, alla bicicletta, se volete giocare a ping pong o pallacanestro, eccetera eccetera. E durante queste attività monitora ovviamente il battito cardiaco tramite il sensore sul retro. Ha anche la funzione cronometro e se non trovate il vostro telefono basta andare su questa funzione qua, tenere premuto il bottone e vi fa sapere dov'è. Non solo, questo orologio è impermeabile all'acqua e anche alla polvere IP67, ovvero possiamo farci la doccia, possiamo nuotare con questo, anche se vi sconsiglio vivamente di fare la doccia con questo orologio o con qualsiasi altro orologio con l'acqua calda, perché la variazione improvvisa della temperatura può causare la ritrazione o l'espansione delle guarnizioni interne di qualsiasi orologio e quindi far entrare l'acqua. Come potete notare qua non abbiamo nessun bottone, quindi questo orologio, a differenza degli altri, non ha la possibilità di far entrare l'acqua tramite un eventuale bottone, perché non ce l'ha, ha solamente questo bottone touch. Lo schermo non è touch in realtà, ha solamente questo bottone che possiamo premere una volta per passare da una funzione all'altra e possiamo tenere premuto per esempio per attivare una funzione o disattivarla, per esempio per leggere le notifiche o anche per attivare o disattivare il cronometro. L'orologio è veramente molto molto leggero, molto sottile e anche elegante, e la cintura è in silicone. Tra l'altro la cintura è una misura standard di 20 mm, quindi eventualmente possiamo anche cambiarla molto facile. Ha anche questa linguetta qua che ci facilita il compito veramente se volessimo cambiarla, ma la cintura è veramente fantastica. L'orologio arriva in tre colorazioni differenti e con il bordo come questo qui in nero o azzurro o anche rosso. La batteria dura minimo 4 giorni fino a 7 giorni, questo dipende dal nostro utilizzo dell'orologio. L'orologio arriva in questa scatola elegantissima, arriva con il suo manuale di istruzioni in tutte le lingue, compresa la lingua italiana. Possiamo scannerizzare anche questo QR code per scaricare l'applicazione per iOS o anche Android, e vi lascio anche il link per l'applicazione nella descrizione del video. Arriva con il suo cavetto USB con connettore magnetico per caricare l'orologio ed è veramente forte, tira su l'orologio, ovviamente l'orologio è leggerissimo, ma comunque la connessione è molto solida. Nella scatola ci danno addirittura una pellicola protettiva e ce lo spediscono pure a casa gratuitamente. Maledetti cinesi. Vediamo subito l'applicazione che si collega via Bluetooth al nostro orologio, che ci fa vedere il battito cardiaco. In questo momento è 134 battiti al minuto, perché ho deciso tramite le impostazioni di misurare continuamente il battito cardiaco, ma le ultime volte che avevo usato l'orologio non ce l'avevo al polso, quindi ha misurato in maniera errata. Perciò adesso vi faccio vedere come misura il battito cardiaco. Basta mettermi sul battito cardiaco, dopo 30 secondi di autocalibrazione inizia a misurare correttamente il battito cardiaco e vi assicuro che è molto preciso. Nell'applicazione infatti, se clicchiamo sul battito del cuore, ci fa vedere la media del nostro battito, che adesso
e non è corretta, perché come potete notare la massima che non è corretta, visto che non ce l'avevo sul polso quando ho misurato le ultime volte, è 134, invece la minima 76 e la minima 61, e quindi la media 76. Qua ci dà anche la media del battito durante il sonno, che è un dato molto importante per capire se il sonno nostro è riposato o se abbiamo visto un sacco di incubi a causa della cena pesantissima ma buonissima che ha cucinato la nonna. E come abbiamo detto, l'orologio monitora il sonno, la qualità del sonno, quante ore siamo stati in piedi, il sonno leggero, il sonno profondo, eccetera eccetera, che sono tutti dati sensibili, quindi non ve li faccio vedere. Monitora ovviamente anche lo sport. Ecco, questo 4% per esempio è il 4% dell'obiettivo di camminata che ho stabilito che devo fare al giorno. Questo orologio purtroppo non ha il GPS integrato, quindi per monitorare le nostre attività sportive dobbiamo contare sul collegamento al cellulare e il GPS, che come potete notare si è acceso in questo momento, per misurare la distanza e la nostra velocità. E una volta impostato l'orologio su scuoti per fare una fotografia, basta scuotere il nostro orologio per fare una fotografia. Possiamo attivare o disattivare l'illuminazione dello schermo ad alzata di mano. Possiamo decidere quale applicazione può o non può avvisarci con una notifica sull'orologio, ma una cosa molto bella, ci può ricordare per esempio di prendere una medicina a un intervallo di ore precise. Ci ricorda anche per esempio di un appuntamento che possiamo impostare qua direttamente. Ci avvisa per esempio se abbiamo un appuntamento sul nostro calendario sul cellulare, questo non lo fa purtroppo. Ci può anche ricordare che siamo seduti da tanto, o ci può ricordare anche di bere dell'acqua. Non solo, possiamo ovviamente impostare un allarme così da svegliarci per esempio con una vibrazione dell'orologio senza svegliare tutti i vicini, e tramite l'applicazione possiamo cambiare il watch face a seconda di quello che ci piace di più. Tra l'altro, una cosa molto interessante che mi sono dimenticato di dirvi è che questo orologio viene caricato da 0 al 100% in un'ora e mezza. E dopo avervi raccontato tutto questo su questo orologio, sono sicuro che non avete indovinato il prezzo, ovviamente perché non ho messo dei prezzi corretti nel sondaggio. Infatti il prezzo è ancora più basso, e vi lascio il link nella descrizione del video. Nel frattempo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi.